Io direi, ci ascoltiamo la canzone dei Dell'Ai, rimaniamo comunque con questa schermata e poi rientriamo. Allora, facciamo una cosa però che fa molto ridere in radio, è molto radiofonica. Ragazzi, volete lanciare la vostra canzone in radio? Ma come lo dobbiamo fare? Tipo alla Sanremese o... Beh, direi di sì. Beh, sì, giusto. Cioè, avrete imparato qualcosa da Sanremo? Allora, sì, questa cosa l'abbiamo imparato. Allora, diciamo così, con Io sono Luca... scritta da Matteo Dell'Ai e Luca Dell'Ai, orchestrata dal maestro Mecozzi. Federico Mecozzi. Come lo chiamate? Perché... Maestro Mecozzi. Maestro Federico Mecozzi, giustamente. Cantano Luca e Matteo Dell'Ai. Si viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare. Oh yeah. Grande Matti, il pezzo è una bomba. No, guarda, io sono Luca. Il finale è meraviglioso. Ragazzi, vi siete meritati un jingle, perché Matteo è diventato follower di Indiscreti e di Indiffusione, quindi jingle. Proprio insieme come Dell'Ai, credo, eh? No, perché pensavo De Dell'Ai, invece no, è Teo Dell'Ai, quindi credo che sia Matteo. Oppure si sono sbagliati. No, è Teo Dell'Ai. In ogni caso... Sì, perché... Questo è il jingle di chi diventa nuovo follower e quindi vi siete meritati. No, ma... Attenzione, abbiamo un altro follower, Federico, grazie. Quindi, sì, non siete gli unici a ricevere questo... Ah beh, wow, mo non è che possiamo mettere tutti quanti, Vincenzo, mo con calma, tra un po' lo mettiamo anche a voi. Allora, no, ragazzi, volevo farvi una domanda da intervista che non è un'intervista, ok? Ovvero, che vi siete mangiati a cena? Stasera? Sì. I toast. Ah, era un toast. Stasera i toast. Durante la prova che abbiamo fatto con Luca. Sì, bravo, bravissimo, esatto. Era lì che era uno dei tre o quattro che mi sono mangiato, non mi ricordo quanti ne ho mangiati, lo sai? Quattro toast addirittura, sono tanti. Ma guarda che, no, ma sono piccoli, sono piccoli. Sono dei toast piccoli. Il pane è quello... Adesso non per fare... Il pancarré, no? Il pancarré si può dire, no? Sì, sì, non si può dire mulino bianco, penso. Poi okay. Ah, no, no. Perfetto. Che invece che si sono mangiati la sera prima di salire sul palco di Sanremo? La prima volta? Beh, sì. O tutte le volte? No, allora, se diventa la sera prima che sono saliti, ma la seconda prima sera... Prima di cantare. Oh, prima di cantare, che vi mangiate? E io ve lo dico, promettete che non mi prendete in giro, non mi prendete aspetta, per il culo? Guarda, possiamo fare una cosa, andiamo fuori onda così non lo sente nessuno. Ok, allora, no, perché se andiamo fuori onda... Vabbè, chi se ne perdiamo... frega, andiamo fuori onda, dai, su. Guarda che è pericoloso. No, non è una cosa, lo può dire, non lo andate fuori onda. Lo posso okay, dire, fuori solo onda che... Senza andare fuori onda. Andiamo fuori onda così... Esatto. Andiamo fuori onda. Fuori onda. Siamo fuori onda, ragazzi. Dai, puoi dirlo adesso? Posso dirlo? Io non ho alcuni... Cosa vuoi dire? Non ho capito io. No, ma non era niente di cosa... Una banana mi sono mangiato prima di salire sul palco dell'aria. Ah, pensavo, non so, le cose brutte. L'ha mangiata? L'ha mangiata, ha detto, quindi... Anch'io pensavo così. Io infatti ho detto, ma adesso cosa vorrei dire? Hai fatto tutto un prequel come se... Hai mangiato un bambino, invece no, hai mangiato una banana. Luca, da questo punto vabbè, di no, io non ho mangiato niente, io mangio comunque sempre dopo. Ecco, vedi, anche io, nei miei invece ambiti teatrali, quindi un altro tipo di palcoscenico, prima degli spettacoli mai mangiare, proprio mai nella vita. Io mangio sempre la pizza prima di iniziare. Tu sì, mangi sempre la pizza prima di iniziare la puntata. Qui possiamo tornare in onda. Torniamo in onda. Siamo tornati in onda nel frattempo, ragazzi, quindi Matteo e Luca che mangiano cose strane, abbiamo detto prima di mangiare, non le possiamo dire in onda chiaramente, ma un'altra domanda che vi volevo fare, visto che siete fratelli gemelli, una domanda che mi è venuta in mente è questa, se vi dicessero che il vostro futuro è come quello degli Oasis, lo accettereste o no? Beh, ma guarda, direi... Io ci penserei. Ci penso un giorno e poi dopo te lo dico. E poi dopo accetto. Cioè, nel senso... Ma raga, ha pubblicato l'ultimo album nel 2002... Sì, Stop Crying Your Heart Out nel 2002-2003. Ancora sono in... Cioè, ancora si sente... Cioè, gli Oasis, raga, sono gli Oasis. Però si odiano tra loro. Hanno litigato. È pure brutto. Ma guarda, ma che segniamo anche noi due? Diciamo sti cazzi! Guarda che la rabbia...
La rabbia è un sentimento molto caratteristico degli umani, quindi io direi che ci possiamo anche arrabbiare noi due. Va bene, ci sta. E poi comunque la rabbia, soprattutto in ambito artistico, crea molto audience, no? Lo fanno i rapper, lo fanno Bugo e Morgan sul palco di Sanremo. Non lo stavo per dire Bugo, ma hai proprio tolto la... Allora, rifacciamolo. Lo fanno Vai. I rapper tra di loro, non mi vengono altri esempi, te ne viene lo qualcuno? Bugo. Cazzo, Bugo e Morgan. Giusto, cazzo. Bugo e Morgan, vedi? Ma si può dire Pancarre? Si può... No. Si può dire Pancarre? No, non si può dire Mulino Bianco. Esatto. Mulino Bianco. Dire... Ok, scusate. Allora, no, un'altra cosa che mi chiedevo, sempre collegata invece a questa, perché effettivamente non è facile trovare un gruppo formato da due fratelli, ancora più difficile trovare un gruppo formato da due fratelli gemelli. Se uno dei due diventasse famoso... Le Donatella ci sono, che però non ha, mi sa che non aveva due sorelle gemelle. Che però non hanno fatto Sanremo, mi sa. No, loro hanno fatto X Factor. Hanno fatto dei figli. Oltretutto, anche. Due fighe, ragazzi. Vabbè, dai. Mi sa che hanno fatto anche delle foto un po' poco coperte. Così, fuori onda. Fuori onda, siamo fuori onda, ragazzi. Beh, puoi dire tutto quello che ti pare, fighe, cose, Pancarre. Una adesso ha fatto il figlio, no? Sì, vabbè, sì. Penso che... Ah, quindi adesso una milfa. Hai fatto il figlio. Ha cagato il figlio. Vabbè, cioè, il figlio. No, però ha fatto il figlio, manco avesse fatto un toast col pane della Mulino Bianco, il Pancarre. No. Vabbè, comunque è diventata mamma una delle due. Cioè, un sogno idilliaco, come se mossa, sì. Chagrin diventa mamma. No. Beh, non proprio uguale, però simile, no. Sì, sono d'accordo. Sì, forse non a quei livelli, però sicuramente. Sì, sì, esatto, sì. Rientriamo in Sasha Grey, ottimo, direi. Non cercherei di non fare questa conversazione così bassa di argomenti. No, in onda rientriamo bene. In onda. Allora, siamo rientrati, siamo sempre in diretta con i Dell'Ai e la mia domanda che volevo farvi è: se uno dei due diventasse famoso, ma l'altro no? Quindi, che ne so, Matteo... Tipo le Donatella, se uno dei due facesse un figlio, invece no, se uno dei due diventasse famoso in ambito musicale e l'altro no, come ci rimarreste? Cioè, la domanda del cazzo, scusate, me la sono preparata... Anche perché si sarebbe dovuto sciogliere il gruppo? Sì, cioè effettivamente in mente sembrava una domanda più figa, adesso che l'ho detta... Mi sembra veramente stupida. Passiamo a quella successiva. Ragazzi, voi rispondete. Voi lo potete insultare. Aspetta, ti faccio l'esempio. Ti faccio l'esempio perché ci sono i fratelli De Gregori. De Gregori c'è il fratello minore o maggiore che gli scrive tutte le musiche. Però gliele scrive tutte in minore. Pensa che casino poi. Maggiore e minore, carina. Beh, dai, ragazzi, dite la verità. Che potete... faceva schifo, esatto, non l'avete neanche capita. Non serve che fate finta che vi sia piaciuta. Senti, da dove esce fuori invece... Pensavo da dove scrivete. No, da dove esce fuori l'idea del video? Perché l'ho visto, effettivamente è molto interessante. Per chi non lo avesse visto, il video parla di Luca, che poi sarebbe divertente se invece nel video vi siete invertiti, ma questo lo sapete solo voi. Nel video c'è Luca che vive la sua vita dentro a un carrello e il suo obiettivo è quello di far diventare questo carrello un aereo. E con l'aiuto di Matteo... ci riesce perché Matteo lo porta sul palcoscenico di un teatro con dietro la proiezione di un cielo enorme e quindi lui si trasforma e rende il suo sogno realtà. Chi l'ha pensata e sotto quali effetti di droga? Ma in realtà non c'è stato allora, che per quanto sappiamo noi non c'è stato nessun effetto di droga nel momento in cui l'ha pensata, ma l'idea è da dare da attribuire a Tommaso Puleo della Creativite Idea, è sua l'idea. E sì, anche di tutti i ragazzi, hanno avuto questa mirabiliante idea di farci mettere in un carrello e soprattutto guidare una Vespa quando di fuori ci sono meno 5 gradi, terribile, l'esperienza più brutta della mia vita. Comunque... No, obiettivamente, il video è molto bello, girarlo è stato veramente complesso, perché ci sono state alcune scene, come ad esempio quella finale della Vespa con Luca che traino il carrello, con Luca dentro, quella lì è stata veramente complessa e veramente fredda da girare, tanto tanto fredda. Avevo quattro maglioni addosso. Tipo. Lo vedremo con occhi diversi adesso il video. Nel frattempo in chat, non so se riuscite a vederla voi, nella chat di Twitch, sono arrivati diversi esempi di fratelli, di artisti, fratelli che si odiano fortemente, come anche e soprattutto credo Fabri Fibra e Nesli, che non è che si amino proprio alla follia. E poi c'è Fex. Quindi Fexino, che chissà chi è Fexino, sarà Federico, non lo sappiamo, si chiede se è più facile trasformare un carrello in un aereo o un aereo in un carrello.
Così, se volete rispondere alla Marzullo a questa domanda un po' sai cosa posso dire? Che il nostro carrello c'ha le ali. Vero. Ma di solito un aereo il carrello già ce l'ha. Guarda. Cazzo, dammi un applauso. Ta, 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 ta. Bello. Lega, vado via dopo questa. Sì, conduci tu. Vedi, ti ha risposto in maniera eccelsa a una domanda che invece poteva essere un po' meno eccelsa. Ma le domande un po' meno eccelse sono fatte apposta per far figurare di più la risposta. Domanda invece riguarda Sanremo, perché dai qualcosina. Un'altra domanda eccelsa? Io ce n'avevo una mezza seria, adesso mi freghi. Vabbè, io in realtà volevo chiedervi. No, vai con la mezza seria. Volevo chiedervi quale canzone vi era piaciuta di più di Sanremo. Giovani o Big? Entrambi. Cioè, quindi te ne devo dire due o te ne devo dire una fra tutte? Allora, facciamo così, dammi la finale tra la Big e i Giovani e poi mi trovi la vincitrice. Allora, tra finale, tra Big e Giovani, dico due Big. Luca, dinne una. Vabbè. Che gioco è? Abbiamo capito le regole. Mamma allora. Mamma. Allora, secondo me la più bella è quella di Di Martino, ma anche quella di Bugo è molto bella. Ah, vedi, interessante. Abbiamo malmenato Bugo prima. Sì, noi l'abbiamo un po' trattato male per la voce con cui si è presentato ai live, che non era propriamente informissima. Però effettivamente è un po' la sua caratteristica voce quella. Sì, ma lui c'ha sempre questa voce un po' così molto ariosa. Però la canzone, ragazzi, io adoro quella canzone, perché è proprio bella. Ha un po' questi suoni anni un po' retro, perché queste trombe che anche il na-na-na ricorda un po' Battisti, quelle cose un po' così. Sì, adesso sì. Alla lontana, non voglio sì, minimamente... Sì, quello è vero, quello è vero. Anche quella di Di Martino comunque è molto anni 80, Proprio... Sì, assolutamente. Lungomare di Minese. Fa molto Alan Sorrenti, molto quella di... Sì, sì, vero. Tra i giovani c'è un duo, c'è stato un duo, bello, carini, si somigliavano anche. Mi sa che erano fratelli. Erano fratelli? Sì, no, che uno dei due mangiava le banane prima di sedere sul palco. Quello che... Esatto. No? Lui no? Che poi 5 sere dopo si è mangiato i Tosco il Pancarré. Bravo, sì, sono stati bravi anche loro. Poi effettivamente siamo molto contenti per chi ha vinto, cioè nel senso eravamo 8 canzoni, una più bella dell'altra, devo dire la verità, perché molte canzoni mi piacevano all'interno di Sanremo Giovani. Ci piacevano, tra cui anche quella di Gaudiano, che anche stasera gli facciamo nuovamente i complimenti. Allora ragazzi, bella visto canzone. Che siamo comunque un programma radiofonico, anche se non sembra, ogni tanto dobbiamo passare delle canzoni, giustamente. E quindi ci ascoltiamo, se volete restare ancora con noi, un altro brano della classifica di In Diffusione di... Dimmi Fede. No, dico, e poi ci salutiamo. E poi ci salutiamo, anche perché io non ho il premium di Zoom e quindi tra qualche minuto comunque cade la connessione, perciò ci dobbiamo salutare per ovvi motivi. Quindi... Io direi, ci ascoltiamo il brano e poi ritorniamo e ci salutiamo insieme. Il brano, visto che non posso cambiare schermata, è Dottor Vintage, l'attesissimo Dottor Vintage, chiusi nell'oceano. Ok, perfetto. Yes. Respiro piano, affanno un po', bello questo sole grigio su di noi. Allora ragazzi, quelli che ci siamo appena ascoltati erano Dottor Vintage con la partecipazione di Lorenza Junqueira, che ha appena salutato tutti quanti in chat, che però per gli amici è Lorenza Jamiroquai, perché me lo ricordo molto più facilmente di Lorenza Junqueira, non me ne voglia male, e il brano era Chiusi nell'oceano. L'hai detto Jamiroquai, non è che l'hai detto Capra. Sì, anche perché c'entrava un bel complimento. Anche a livello di assonanza Capra c'entrava poco con Junqueira, effettivamente. Che ne pensate? Vi è piaciuta? Bellina, molto bellina, soprattutto portoghese lei, non lo so. Sì, comunque o portoghese o brasiliana, credo, di origine quantomeno. Adesso ci farà sapere in chat. A me ti dico, da quando il primo penso che sia stato, com'è che si chiamava, quel cantante romano, non mi viene il nome, scusatemi, non mi viene la il nome. Canzone? Mannarino. Ah, Mannarino. Mannarino, che pubblicò questa canzone che aveva anche questa parte in portoghese all'interno, brasiliano ovviamente, perché aveva fatto un periodo di ricerca in Brasile, non mi ricordo, aveva parlato di qualcosa del genere, e da quella canzone lì mi sono cominciato a piacere queste canzoni con queste
con queste frasi all'interno, queste frasi, sì, queste parti in brasiliano, perché secondo me si inseriscono bene nella lingua italiana. Beh, poi la lingua portoghese e brasiliana ha una sonorità che ti fa comunque sempre un po' sognare, ha proprio questi suoni, queste lettere, no? Queste aiutami, Federico! Ma non si capisce che vuoi dire queste lettere, questi Dai, suoni. Il suono delle parole, cioè l'italiano, il tedesco è una lingua così. Il Cristo, quello così? Invece il brasiliano e il portoghese sono la lingua così. Ah, sì. Ma non gli dite sì, No, quella canzone di Seu Jorge, che in realtà non è una canzone di Seu Jorge, ma era una cover di... Adesso devi cercare anche di chi era la cover. Ah, ok. Invece il brano di Mannarino è Arca di Noè. Ci è arrivata la voce sempre bravissimo, dalla chat. Bravissimo. Ma me ne prendo io il merito. Grazie ragazzi. Sì. Allora, vabbè, ahimè, grazie a te per riferirci. No? Giusto. Ahimè, ci dovremmo salutare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Se volete potete venire tutti i mercoledì, perché comunque è bellissimo poter chiacchierare con voi, siete meravigliosi. È stata un'intervista molto molto divertente e soprattutto grazie perché nonostante avete giocato tantissimo con i capelli non vi siete mai invertiti la frangia e io so che Matteo rimane quello che vedo a sinistra. Perché stasera non so che cacchio c'hanno sti capelli. Poi io mi vedo in piccolo, quindi non voglio risultare con la faccia da idiota. Poi tutto il giorno che la tengo da una parte non mi sta dall'altra. Ecco, adesso siamo dalla stessa parte. Ma non mi sta dall'altra. Non so più chi salutare. Però saluta i dell'AI. Esatto, devo salutare i dell'AI. Non posso più salutare Matteo e Luca. Aspetta, chi è Luca adesso? Chi è Matteo? Soprattutto, se adesso ve la siete invertiti, tutti e due, rischiate di essere Matteo Luca e Luca Matteo. Quindi non va bene. Io adesso tu dici schermato. Luca che era Matteo, ma eri diventato Luca. C'è un gioco del genere. Esatto, c'era un certo Pove che invece diceva che Luca era un'altra cosa, ma questo non ci interessa. Quindi Luca era Matteo, ma adesso sta con Luca di nuovo. 10 anni da incubo per quella canzone. Almeno 10 anni della mia vita hanno fatto schifo per colpa di quella canzone. Sì, pensa, io invece ho passato le medie con la canzone Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Tutti i giorni entrava il professore di italiano, poi quindi tutti i giorni lo vedevo, entrava e faceva buongiorno, buongiorno, io sono Francesco. Dicevo, vabbè, e tu gli cazzo, dici... l'unico in classe che si chiama Francesco. E tu gli dici puttana. A una certa l'hai picchiato, ti hanno espulso. No, perché era alto 2,20 m, io ho sviluppato in altezza. Però sarebbe stato un gran romanzo. Sarebbe stata una bellissima storia. Potrei scrivere un romanzo a riguardo. Bravo. Poi in caso contattaci, che per noi per queste idee di per questi romanzi così amorosi abbiamo sempre dei gran finali. Bene, molto volentieri. Allora ragazzi, Matteo e Luca, io vi ringrazio. Nel frattempo dall'altra parte dello schermo mi hanno fatto questo segno che in tutto il mondo è riconosciuto come Devi da Strigne. È proprio una spia, è proprio infame. Non mica ho detto che me l'ha fatto, mica ho detto che me l'ha fatto il gesto. Però veramente cerchiamo di rimanere in contatto, come si dice tra gli amici. No, non ci perdiamo di vista, una pizzata, una cosa, un'ape, ok? ci ridobbiamo sentire dopo per forza. Dopo 5 anni. Esatto, dopo tra 5 anni, quindi avete tutto il tempo di tirare fuori altri 3.000 dischi e ci risentiamo per forza ragazzi, perché siete fantastici oltre che a livello artistico anche a livello personale. Quindi ringraziamo i dell'AI che sono stati con noi per questa mezz'ora, sicuramente meno di 40 minuti perché sennò, ripeto, sarebbe caduta la linea di Zoom, quindi per questa intervista e niente. Giusto. Adesso dovreste uscire dalla la X rossa. Esatto, è la X che sta in alto. Va bene, aspetta, facciamo così, guarda. Non fare niente. Va bene, ciao. Ciao. C'è un problema, non esce dalla schermata. Come si esce? Come si esce dalle schermate? Vabbè, sennò finiamo il programma. Adesso chiudiamo davvero. Ok, buona serata ragazzi, grazie ancora per essere stati con noi. Ciao a tutti. Ciao.